yin yang vuol dire che se qualcosa va da una parte, qualcosa va dall'altra, sia da un punto di vista energetico, sia da un punto di vista fisico. Per cui automaticamente che cosa succede? Che se mi metto così, allungo le braccia in avanti, cado, a meno che non faccio questa piccola compensazione. Per cui qualcosa è andato in avanti, qualcosa è andato indietro. Se mi metto così e metto le mani così, cioè, cado all'indietro, a meno che non tolgo questa compensazione. Questo avviene anche energeticamente. Per cui se il mio corpo è indietro, la mia tensione energetica deve essere in avanti. Altrimenti se sono così non riempio il mio spazio. Ovviamente noi non siamo sferici, per cui quando lavoro in uno spazio sferico, dove non c'è il mio corpo deve essere riempito con la mia mente. Quindi questo è in più rispetto al discorso mano dietro, corpo avanti. Questo lavoro qui. Per cui all'inizio possiamo ragionare in questo senso. Le mani vanno qui, il yin yang va indietro. Man mano che andiamo avanti dobbiamo ragionare in quest'altro modo. Questo spazio si espande. Se ragiono in termini di questo spazio che si espande, non ho più il problema di quanto si deve muovere la schiena, di quanto si devono muovere le braccia. Perché se seguo questa palla, se seguo lo spazio che ho riempito energeticamente, tutto si accorda con questo movimento.